Hola Shihi, hola Shihi, hola Shihi, ciao Shihi, ciao belle, ciao belli, come va? Io e le mie tettone siamo sempre più enormi, ma mi devo incazzare prima, proprio, proprio. Allora, stavo cambiando questo, cioè ce lo stavo mettendo, ho levato questo per me, mi è cascato, cioè ce l'avevo nella cartina perché le tengo nella cartina. Spam! È partito, ero riuscita a farlo durare tutto questo tempo. E meno male che ce n'avevo un altro per qui. Allora, non vi preoccupate, questo non è pus, non è niente di che. Siccome lo sto medicando da tanto, invece di farci gli impacchi, ci ho drusciato la mucina, più io ho pintato per far uscire il pus, e quindi questa è semplicemente pelle un po' rovinata. Quindi ora vi sto un po' dietro. Apro la finestra. Eccomi! Sono stata a fare una lampada. E oggi ho detto, mi devo mettere a fare questo video. Voi non avete idea di quanto tempo è che devo fare questo video. Ed è il famoso video di New Chic. Allora, per chi me lo chiederà, tutto questo blim 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 è questo. Allora, e fra parentesi, questo è quello nuovo. Io l'ho dovuto riaprire perché quell'altro non so dove sono. Mi sembra nella roba che ho cambiato, insomma, no? Quindi nel trasloco mio. E queste sono è una cipria di Bottega Verde pagata, tra parentesi, mi sembra 8 euro quando c'era lo sconto, ma se no costa 16 euro, troppo. Però se ci beccate lo sconto per 8 euro, per 8 euro è una figata, perché poi vi lascio questi glitter, io lo sapete, d'estate sono fissata con glitter. Comunque, spero di riuscire stamane a fare questo video. Devo smettere di urlare perché una cosa mi dà un fastidio cane, quindi immagino a voi. Cominciamo. Allora, come sapete, questa è una collaborazione che ho da fare con sto sito di New Chic, ed è un botto, veramente lo devo fare. Quindi, questi siti a me, sinceramente, quando mi chiedono le collaborazioni, vado a vedere o i vestiti o i make-up. Avevo già visto alcune ragazze che l'avevano fatto e quindi sono andata a vedere, c'hanno un sacco di dupe, perché non sono fake, ragazze, sono dei dupe, ma ve l'avevo già spiegato, quindi non ve la voglio menare. C'è le dita, quindi volevo fare la seria, ma e sono praticamente identiche, però con altri nomi. Allora, io vi devo. L'unica cosa buona nell'aspettare tutto questo tempo a fare il video è che ho potuto testare la roba e vi posso garantire che sono rimasta particolarmente piacevolmente colpita. Allora, cominciamo. I prodotti sono tutti qua dentro. Io ho scelto, bene o male, lo sapete, ciò che a me piace poi. E ho quasi tutto per poter fare comunque una bella base. Allora, ve li faccio vedere mano a mano. Non sto adesso a farveli vedere uno per uno perché tanto non serve a nulla. Allora, cominciamo. Tanto non voglio niente di particolarmente così perché tanto starò a casa. Allora, ho tirato fuori questo perché ultimamente non mi andava, ma non credo mi vada neanche adesso perché era troppo scuro e ora però ho paura sia veramente troppo scuro. Quindi ora mi do quello dello Smashbox. 15 ore, questo dell'anno scorso, a me sto fondo piace, però era troppo scuro. Allora, quindi cominciamo, niente di particolare, vi voglio far vedere i prodotti perché comunque valgono, cioè a me sono piaciuti. Poi lo sapete, io sono la regina dei fake e dei dupe. Anche se dei fake ultimamente non sono molto, dipende. Allora, questa è quella famosa acqua fixer che vi feci vedere, pagata 3,99 euro. Non me la spruzzo sul viso perché fa tipo idrante. E quindi è abbastanza spiacevole. Me la metto un po' così per non sprecare quella della Glenglow. Allora, non farò neanche una base troppo. A parte che uso pochissimo il correttore io ultimamente. Però figurati se oggi metto pure il correttore. Allora, ci avrete a farvi uno gigante. Mamma, cioè, non importa niente. Quindi vi chiedo scusa se ultimamente sono meno presente nei video. Ma chiaro. Però, a parte sto delle giornate meravigliose, io ho piacere a passarle fuori, ho piacere. Però comunque, ecco, non vi preoccupate, io ci sono, su Instagram cerco comunque di tenervi aggiornate. Però ecco, va bene così, insomma, bimbe, purtroppo lo sapete, io non sono una social, un influencer di quelle vere. Quindi, vabbè, quindi state tranquille comunque, per qualsiasi cosa io ci sono sempre. Allora, come colori, devo dire che ora è quasi chiaro, quindi vabbè,
tanto non famo niente di esagerato, però voglio vedere se allora a questo punto è meglio questo. Io di questo lo adoro, questo Infallible, però c'ho tre colori, del quale uno molto molto scuro, è quasi meglio questo, uno molto scuro, uno a metà e metà, insomma, e poi mezzi ce l'ho uno qui e insomma non l'ho potuto usare perché anche a fare il combo di colori non andava bene. Un altro non lo volevo ricomprare perché comunque anche se mi piace sono piena di fondi, gente. E quindi ho detto aspettiamo a questo punto che poi lo potrò riutilizzare e festa finita. Allora, basta, io direi basta perché tanto il fondotinta ora come ora non mi... Cioè non mi serve neanche più di tanto perché comunque ora... Cioè sì per le occhiaie. Io ultimamente mi sono fatti conto invece di fare o mi faccio la base... O se no, correttore Cipria. Questo è lo 010 per chi me lo chiederà. Lo 010 della Kiko. Devo dire che mi piace molto. C'ho da farmi i piedi perché ho le unghie incarnite ed è una tragedia perché ho delle unghie pessime prese dal mio babbo. Allora, naturalmente, vi lascerò nell'info box il canale di una ragazza che sto seguendo. Ovviamente mi piace un sacco. Allora, come correttore, in questo caso però stamani me lo do perché mi sembra di vedere tante pesche. L'ho detto in tempo che non me lo do, ma non, è in realtà che me lo do. Proprio per quello. Allora, ci diamo questo della Wet n Wild che non è né un granché di correttore, però è quello un po' più scuro perché non voglio fare. Voglio levare le occhiaie. Ne ho preso un arancione della L'Oréal, e questa ragazza è una ragazza di Capri. Che si chiama Maria, lei mi segue da... Mi segue, insomma, ecco. Mi segue e io per caso, quando lei sotto un commento mi ha scritto guarda anche io il mio video, sono andata a vedere, perché io, quando voi mi dite ah, mi vai a vedere il nostro video, dimmi che ne pensi, io ci vado. Anche perché, lo sapete, ultimamente io non guardo più le... quelle di un certo spessore, perché non mi ci diverto, cioè, e quindi preferisco trovare ragazze alla mano, ragazze che mi ci... Mi ci rispetto, mi piacciono di più. Allora, diamogli la nostra Bright Up di Essence che ho visto l'hanno fatta pure rosata. Ci sono stata l'altra mattina, volevo comprare quella. Ho preso solo l'illuminante, ho preso, che però non so dove ho messo praticamente. Dove cazzo ho messo? Scusate. Ma ora non mi metto a cercarlo. Ho preso solo quello lì, l'ennesimo eyeliner, perché io uso gli eyeliner, ma mi sembrava l'ennesimo eyeliner penna di sempre. Vabbè, uno dopo ci guardo. E ho visto appunto, a parte c'era pure che mi interessava i pennelli della Essence. Andate a vedere se vi interessa, perché ci sono quelli piatti, il flat booking, eh. Va a finire che mi sono fatta più chiara del dovuto, però vabbè. Allora, cominciamo. Facciamo una cosa, mi faccio le sopracciglia e poi torno, perché ci metto un'infinità. Ovvia, ce l'ho fatta a fare le sopracciglia. Allora, cominciamo con i prodotti loro. Allora, ma perché urlo? Cioè, io mi chiedo, perché urli, Cami? Allora, dunque, oggi mi potevano venire anche più fine le ciglia, ma a seconda. Dunque, prima cosa che vi voglio mostrare è il bronzer. Allora, questo è il dupe di, naturalmente... Ma guarda, mi si muove pure le tette di NARS ed è un bronzer. Se non mi sbaglio, c'era bronzer, blush e bronzer proprio come quello della NARS Orgasm e la Terra. Allora, bronzer in powder si chiama Chimuse. In realtà, io ho preso, secondo voi, visto che ultimamente non sto usando i blush, ho preso la Terra anche perché io ho NARS e Orgasm. Sì, NARS e Orgasm. Sì, Cami. Insomma, il blush con la Terra ce l'ho, ecco di NARS. Questo è appunto fatto in questo modo, identica, però è una figata. Cioè, vi ci ho lasciato pure questo perché ce lo lascerò, no a voi, ma ce lo lascerò. Questo è con il cosino, con la scritta. Ok, allora, il prodotto è questo, come vedete l'ho usato. A me è piaciuto. Diciamo che per la mia tonalità di colore... Ok, quindi vi faccio vedere come solitamente io faccio per usare lui. Allora, mi faccio il mio classico contouring. Contouring con la mia palettona da 2,90 euro, il top del top. Ora devo riprendere, vabbè,
quella di Puro Bio di Terra, perché lo sapete, la mia ce l'ho nei, anche quella va ricercata. Faccio soltanto la parte qui, proprio PP. Ok. Questo è il pennello della Kiko di una collezione vecchia, che per, secondo me, per fare il contouring a me piace un sacco perché è fino. Ok, vabbè, così comunque. E prendendo poi questo vado ad ingigantire la situazione con un altro pennello che non trovo, eccolo qua. Questo. Allora, non mi do il blush ultimamente rosato, quello che è, però questo color terra sì. E per questo faccio questo verso qui, nel senso, non lo so, ma non mi ci vedo con ultimamente col blush. Anche se vedete mi viene tipo blush comunque, perché... Allora, io ora a fare il naso e tutto l'ambaradà non mi ci metto assolutamente. Perde, cioè c'ha un sacco di dispersione. Vedete qua. Però insomma, ecco, queste sono cose che io non sono un prodotto che mi piace, le persone portano la sera. Allora, questo è un prodotto che io non ho preso. Loro me l'hanno mandato, ma io non l'ho preso. Perché vi ho appena detto che non uso blush. Infatti, questo prodotto io. Vabbè. Ed è un color mix. Boh. B07. E ve faccio vedere. Allora, è fatto così. Assomiglia il fake di Melt quasi, ed è questo arancio. Noi lo sapete cosa faremo? Lo useremo nell'occhio, o se no ve lo, comunque ve lo metto qua, ma io non lo adopro, porca miseria. Questo l'hanno mandato loro, che è un arancio, tra parentesi. Ok. Boh, anche il blush oggi siamo dati. Non mi piace, capito, questa esagerazione. Anche quando vedo le foto di Fe... Sì, ma non parlo, ragazzi, guarda che triste. Nelle foto di Instagram, queste bei trucchi, però molto, molto... questa cosa marcata. A vederla è anche bella, ma io poi mi viene un po'... Cerco di farne meno. Allora, fatto questo, abbiamo... Facciamo anche l'illuminante e poi passiamo agli occhi. Allora, questa non ho resistito. Si chiama Glow Kit Uncabe. Allora, io sinceramente l'avevo vista la palette così, ma non so di chi era. Però ho dedotto ad Urban Decay per come anche è scritta la scritta, praticamente. Come è scritta la scritta. Ed è fatto così, è un glow kit. E ha questi tre colori. Allora, voi sapete la mia spasmodica... ossessione sugli illuminanti, e mo vi faccio vedere questi cosa sono. Io vorrei che mi si vedesse pure la testa, però. Gram Drop. Naturalmente Duochrome. Marshmallow. E Starburst. Non hanno bisogno di altre parole. Però voglio aspettare a mettere l'illuminante, perché prima voglio vedere come faccio gli occhi per... Ah, ho preso pure questa di illuminanti. Cioè, ma secondo voi ne potevo non prendere due? Questa è il fake Anastasia. Perché io praticamente non ho proprio niente di Anastasia. O comunque anche il fake, ho preso questo. Lo butterò nel cestino, perché purtroppo ho provato anche a sistemarlo con l'amica. È da buttare, raga. Sono ombretti normalissimi, opachi, che io poi non uso, perché ce n'è che vado a pigliare quella palette lì, no? Allora, il prodotto c'ha la sua geggetta ed è fatto così. Allora, abbiamo Skitty Cat, che è un colore molto, molto rosato. Cioè, è un po' un ombrello, da, me lo dovete dire. Forever Young. Cioè, io quando vedo queste cose... Vengo è brutto, ma è così. Poi abbiamo Daydream, che è quello più aranciato. Oh my god, ma voi ora... Ecco,
non vedete esatto che hanno questa mangianza. Poi abbiamo Forever Lit, che è quello che io, oh mamma god, che è molto simile, vedete, molto più chiaro però. Glow Getter, e 143, che è quello più scuro. Che è, ma io non vorrei mi venisse il sotto di quell'altro, capito? Perché comunque vedete, a vederlo qui è molto più scuro. Vediamo, vediamo qui. Esatto. Sì, vabbè, insomma, un po' più chiaro. E questi sono i colori. Fantastici, bimbe, sono bellissimi. E poi, cioè, essendo appunto un fake con un costo anche abbastanza, le potete benissimo mettere addosso, cioè capite, vi voglio dire, se vai a spendere una cifra poi troppo grande per dei prodotti, proviamo, guardate questo che è più chiaro, cioè scusatemi dai bimbe, cioè la sera prima di uscire voi vi mettete, oh madonna, però se ti sporchi la maglia poi fai schifo, cioè avete capito, vi voglio dire, avete una luminosità addosso che oh my god, cioè comunque io le uso anche così, ecco, quindi va benissimo. Per esempio, allora, un fake così è un fake buono, un fake come questo l'ho pagato 2 euro, però purtroppo ed è quella identica, no, vabbè, a parte questa è Miss Rose, però una sarebbe, allora vedete, questa è quella che comunque ho cercato di rifare io con l'amica, ed è quella che comunque vedete ha leggermente un po' più di luce. Ora vi faccio vedere gli altri, vedete, sono totalmente opachi, vedete, guardate, cioè ci fai niente, poco e niente con un ombretto opaco, no, e sono tutti così, quindi è uno spreco, però dovete essere fortunate, lo dovete beccare giusto il fake, non c'è niente da fare. Quindi questa è fantastica, a me mi piace un sacco, ma lo vedete? Comunque, dai, perché se no non ne avevamo, perché poi mi voglio truccare. Dunque, ho preso anche 2 palette, questa che è la Tropical Vacation della Focalure e non è altro che la copia della Anastasia, quella lì ultima, dovrebbe, Allora, io ve l'ho lasciata anche nella carta perché questa, che poi hanno anche i packaging molto curati, cioè voglio dire, no? Allora, all'interno è fatta così, non ha lo specchio e questi sono i colori. Io l'ho testata pure questa, vi posso garantire che non è male. Più ho preso questa della Veronni, che è la copia del Kylie, della famosa Kylie, ed è fatta, ed è questa qua. Anche questa ha una scrivenza pazzesca, ve ne mostro un po'. Allora, vediamo, questi sono colori che piacciono a me. Questo, vedete? Eccoli, il marrone. Naturalmente non sto a sbocciarvi i dorati, perché comunque hanno una bella scrivenza, ok? Eccola qua. Questa è ancora più scrivente di quella. Vi faccio vedere un paio di colori. Guardate qua. Ah, questa è pazzesca, vi faccio vedere il rosso, cioè sbocciato pochissimo, quindi questa è davvero davvero bella e merita. Allora, per fare un make up le mischiamo entrambe e vediamo un attimo, mi do una sistemata, però no, cioè veramente fa schifo, poi sporco tutto, però proviamo, dai. Allora, come base uso lo I Love Stage, perché ora non mi metto a usare altro, visto che questo comunque è anche più veloce, se lo trovo, invece di... Vabbè, cioè, se ascoltate, c'è il... Vabbè, usiamo un correttore normalissimo, questo qui della cosa che mi fa pure schifo, quello della Bottega Verde. Ora ve lo sposto, è questo. Allora, qui ci siamo, mettiamoci a sistemare la base e poi si va. Allora, io vi posso garantire che, allora, quando uno vuole comunque, ed è fissato di dire, no, che la roba è costa poco, fa schifo, comunque questi sono tutti dupe, quindi fanno schifo, allora, purtroppo dobbiamo innanzitutto capire che c'è chi si può permettere comunque di comprare tutto al di fuori dei dupe e chi purtroppo non lo può fare.
Ma non è ho, cioè, allora, innanzitutto non dobbiamo fare conti in tasca la gente, perché proprio non sta né in cielo né in terra. Però è anche bello che ci siano dei prodotti comunque validi, perché comunque non troiai come quelli che ho comprato, che lì è una perdita di soldi, capito? Invece come questi, che comunque sono validi, hanno dei... sono validi, basta, e quindi comprarli è una cosa buona. Allora, cominciamo. Io direi di mettere questo, che è un giallino, su tutta la... su tutto il nostro occhietto, per appunto creare una basetta. Ok, io l'ho usato, allora l'ho fatto tardi sto video, lo ammetto, che è tanto che mi è arrivato sti prodotti, veramente tanto. Vedi questa. Quindi è veramente tanto, però almeno vi mostro, cioè l'ho usati, capito? E quindi so già quale sarà la resa, so già quello che dirvi. Quindi... allora, io ora farò soltanto un occhio, poi insomma quell'altro lo faccio dopo. Cioè non voglio sta staccare tutte le volte, faccio prima un occhio e poi l'altro. Allora, cominciamo. Sfumature. Allora, non ho il pennello da sfumatura. Bene. Allora, partiamo con un chiaro chiaro, chiarissimo, cioè questo. Madonna, sta ciglia che nervi. Questo qui, Frost, è molto più chiaro. E poi dopo ci mettiamo anche un pelo di quell'altro. Però per adesso... giusto per... e ora quello più scuro, giusto per dare una... ce la farò? Ce la faranno i nostri eroi, che dite? Allora, voglio mettere un pochino sotto l'arcata, perché non ce lo metto più praticamente. Ho finito tutti i pennelli e l'ho tutti là, là, là. Sotto l'arcata ci mettiamo questo che è bianco, un pochino di queste perle, un pochino, innanzitutto vediamo di aggiustare sta parte di questa benedetta ciglia. Ci avrò tanto di quel, come si dice, che poi sarà la fine. Allora, vai. E qui comunque, come vedete, la cosa è molto leggera. Ora andiamo a prendere un arancio, che è di qua, che è più intenso, che è questo. Io le picchietto perché hanno una cacchio di scrivenza esagerata, e quindi voglio vedere per adesso di fare più sfumature. Vediamo quello che riesco a fare. Allora, l'altro giorno guardavo dei video, spesso e volentieri viene fuori questo discorso di meritocracy, come cacchio si chiama, che chiaro scuro ultimamente non parteciperà agli ultimi NYX Face Award, perché comunque le persone vengono premiate e non se lo meritano. Allora, in generale dico, ora, a parte questo è, lei secondo me ha fatto una cosa buona, nel senso che se lei ha questa convinzione la deve portare avanti, e non partecipare e non farsi vedere, per, secondo me, ammirabile. A me poi lei piace un sacco, quindi anzi vi lascio, per chi non la conosce, vi lascio il link nell'info box. Sono di quelle persone come Bambola Malefica che valgono tantissimo e hanno pochissimo seguito, rispetto magari ad altre persone che valgono molto meno e hanno molto più seguito. E il mondo in generale non è giusto, quindi... allora, ora con meno la sfumatura deve rimanere interna più che esterna, e quindi a me lei piace, a parte che è molto brava nel senso manuale, lei è proprio brava, cioè non è un'idiota di quelle che la mette lì, lei è brava.
a differenza di altre che, ribadisco, hanno più seguito e non ci mettono le mani, ma non per cattiveria, non ci metti le mani, Stella. Cioè, c'è chi ha una manualità e chi ne ha un'altra. Ora, andiamo a prendere quest'altro che è più scuro. Merda. È un arancione, però è più scuro di quell'altro. Quindi l'ammiro moltissimo per quello che ha fatto, nel senso per quella per la decisione che ha preso. Perché? Perché ha preso una decisione e non si è fatta mettere sotto da nessuno. Cioè, tantissime, a differenza di lei, cosa avrebbero fatto? Avrebbero comunque fatto il video per farsi vedere e basta. Cioè, magari avevano un pensiero come il suo, però... Allora, purtroppo è così. Cioè, perché per esempio, no, io l'altro giorno, guarda, mia, ragazzi, gnappa, è sempre gnappa, cioè la gnappone era meglio, perché la gente la ama e perché la segue, perché lei dura così tanto, invece le altre persone, come il cazzo alle vecchie, dopo un paio... Non è morto nessuno. Dopo un paio di anni non se le incula più nessuno. Perché? Perché vuol dire che dentro c'è sostanza, ragazzi. Per quanto dicano che il pubblico di YouTube sia come sia, non è stupido. E quindi ci vorrà forse più tempo. Ma state tranquilli che prima o poi viene tutto al pettine, bimbe. Vedrete che tutti i nodi vengano al pettine. Ci vorrà più tempo rispetto magari a una cosa che ce ne vuole meno. Ma vedrete che tutto arriverà. Allora, fatto ciò, mettiamogli entrambi più scuri. Quindi questo qui e questo qua. È arrivata Lynn. E ora uno ancora più scuro. Muore, vieni. Questo marrone. Che campana? Mezz'ora sono. No? Ma ti posso far sentire il telefono? Sì, non si sente niente. Ma ha aperto l'EDA. Eccomi, ce l'ho fatta. E mi sono messa pure le lenti. Perché questa qui è una collaborazione con Lentiamo. Vi lascio il sito nell'info box. E tante di voi mi avevano richiesto, mi facci, insomma, queste lenti, vi piacevano molto, io non avevo scelto queste comunque, e mi sono state mandate queste, sono bianche queste, dovrebbero essere quelle bianche, e vi posso dire che sono molto buone, le Desio è un'altra cosa, però anche queste devo dire che gli fanno le scarpe. Allora, comunque, non so che cosa stavamo dicendo, mi sono totalmente persa. Comunque andiamo a prendere i marroni più scuri e fo un po' di piega. E vorrei fare quel trucco che va di moda adesso con quella parte poi bianca, no? Che da lì poi ci si sfuma i vari colori. Ah, di meritocracy, no? Ragazze, secondo me è sempre così, cioè io vi dico, specialmente anche qua a Siena, c'è il Monte dei Paschi, c'è l'ospedale, entri solo se sei figlio di, se hai le spinte, se così. Quindi figliole, non ci si deve stupire, è così dappertutto, starebbe a noi, la nostra generazione, a cambiare le cose. Purtroppo invece la nostra generazione è quella che principalmente ne giova, perché purtroppo siamo dei bighelloni, allora non tutti, Io ho lavorato tutta la vita e non mi è mai stato dato niente regalato, quindi per carità. Però vi può, cioè più o meno io la penso così, che purtroppo tanti di noi, la nostra gioventù, ha poca voglia di fare tante cose. Allora, mettiamo un po' di borgognotto, tipo questo borgognotto qui, ora se ci infilo il dito mi incazzo. Questi colori qua rossicci. Con un pennello un po' più largo, vedi, era quello infatti il pennello largo e questo quello stretto, erano a lavare, me lo ricordavo, quindi grandi cani, quindi voglio dire, no, anche, e quindi su YouTube è uguale, ci sono tantissime ragazze che non meritano, eppure ragazzine vanno, perché? Perché garbano giovani, cioè, perché io non prendo YouTube come...
un lavoro, come... Allora, innanzitutto, a chi è che non piace non fare un cavolo come... Io ora sto facendo la vita da youtuber, perché sono in disoccupazione. A chi non piace svegliarsi la mattina senza... alla tua ora, andare a letto alla tua ora, cioè non fare un beneamato cazzo, fare soltanto i video dei prodotti che ti mandano, cioè... Naturalmente sta andando, ecco, lo sapevo, vabbè, raga, dovevo per forza andare prima. Quindi questo sta a noi cambiarlo. E è così, dai. Io a me, ah già, a chi è che non piacerebbe non fare niente? Comunque, il tuo lavoro è mettere i trucchi che ti danno o che ti mandano, farli vedere nel tuo canale, e comunque quello è il tuo lavoro. Quindi dai, gente, a chi è che non piacerebbe? Siamo seri, sarebbe ipocrita dire di no. Però è un, boh, non lo so, io si vede non... Io guarda, vi dico una cosa, io non sono avanti, anzi come vedete a me non mi manda nemmeno la roba nessuno. Prima sì, ora no. Perché probabilmente non faccio più parte del target, che cacchio ne so. Comunque, quello che io dico, no? A me neanche importa più di tanto. Cioè io YouTuber ormai l'ho preso, anche, non mi importa più tanto, ma io ci potrei lavorare, gente. Cioè io sto facendo delle cifre adesso con quello che faccio, che se davvero mi mettesse sotto io ci campo con YouTube. Non alla grande, perché comunque i miei iscritti sono sempre quelli che sono. Però, allora, ultima cosa, voglio mettere sempre un po' più di scuro e di rosso, anzi, questo acceso qui nel mezzo, con appunto il pennello che avrei dovuto usare di anzi, quindi... Poi a chi piace il make-up, comunque dai, è il sogno delle ragazze, no? Il tuo lavoro, fare del tuo lavoro, fare anzi della tua passione più grande è il tuo lavoro, eh. Come la Cindy del resto, no? La Cindy, ragazzi, è... La Cindy è una donna da ammirare, eh. Per quanto la gente possa dire, la Cindy è una donna da ammirare. Ha aperto il suo canale, cioè lei ora c'ha il suo brand. E addirittura un negozio tutto suo a Bologna che sarà aperto, tra un po' chiude, ma chi se ne frega, cioè. Quindi tutte quelle che parlano sono soltanto gelose, questo è chiaro. Allora andiamo a mettere un semplicissimo correttore, che io per adesso ho questo bianco semplice qui. Per esempio, c'è una ragazza che comunque ora fa il suo, a me non piace per niente, a me lei non è mai piaciuta. Innanzitutto ha una cosa vocale che a me mi dà molto fastidio. Scusate, ora devo stare zitta perché sennò... Belle stenti, a me garbano. Io ho sempre preso da Pinky Paradise, ma... Le collaborazioni che ho fatto, devo dire... Ok, ci dovremmo essere. Vediamo cosa riesco a fare. Scusatemi, ma adesso sono un po' in crisi. Quindi la parte esterna la dovrei fare con quello più scuro, anche se già sono andata troppo alta qui. Proviamo con questo più scuro di rosso qui, per vedere se riesco. Scusate, ma vorrei vedere se riesco. Oh, perfetto. E lo scuro scuro in fondo, ma qui di scuri scuri, porca miseria, c'è solo questo. Oh, ora sì. È però perché...
Allora, devo dire che i colori di questa palette non mi dispiacciono per niente. Perché sono molto particolari. Ce la farò a rifarlo di là con il cacchio. Con il cacchio, per non dire con il cazzo. Ora ho perso il pennello che avevo in mano fino ad ora per stendere quando ve l'ho tirato. Ok. Ok. Basta, vorrei fare semplicemente. Poi ci metteremo nel mezzo. Ora vi fa vedere. Vai, dai, va bene. Non voglio esagerare perché tanto poi faccio magari una cazzata e la sporco in maniera sbagliata, quindi basta. L'arancio si vede abbastanza qua, quindi ci può sta bene quello e siamo a posto. Poteva venire molto meglio. Allora, nell'interno dell'occhio ci mettiamo il nostro Eclipse, mi sembra. Se si trova un pennello decente, naturalmente 30-40 minuti di video come al solito, quindi la sera peggiore. Vabbè, mettiamoci questo. Vi volevo far vedere qualcosa in mezzo all'occhio, ma non mi ricordo che cosa. Ah, forse ci potremmo mettere. Allora, intanto voglio fare il sotto dell'occhio con sempre un pennello come quello che avevo fino ad ora a mano e non lo ritrovo. Signore, eccolo qua. E ci diamo sotto il nostro marrone. Allora, questo marrone qui e l'arancio, già visto che l'arancio è stato anche quello un colore predominante predominante, sentite come parlo, nella sfumatura. Ok, poi se cacchio poso il pennello, poi rossi. Quindi 1, 2, 1, 2. E c'è anche quello accanto che non è un marrone ma è un viola. Ci si mette quello. Magari se non spostiamo la lente. Ok, e l'ultimo in fondo dalla parte esterna, il marrone, che lo vorrei fare con un altro, questo, con questo, no, sbagliavo pennello, lo scuro, vedete, è l'unico scuro che c'è praticamente, che ne dite? Volevo mettere qualcosa qui, che ora io non mi ricordo cosa, sinceramente. Non me lo ricordo che cosa, via. Era qua. Ah, forse aspettate. Avevano dato dei glitter con la collaborazione di però io non ricordo, non avrei messo in dubbio che l'avrei ritrovato. Vabbè, usiamo allora. E ora non mi viene in mente. Sì, ce l'avevo uno bello acceso. Eccoli. Allora, questi sono, è la stessa che vi lascio sempre nell'info box, Moon Marmalade. È una ditta americana che mi hanno mandato questo, che io adoro oggi, però non lo posso mettere, che c'è sta me. Capricorn, non so cosa sia, se il nome di, non della ditta vi dico, comunque vi lascio tutto nell'info box. E mi raccomando, seguitemi su Instagram, vi lascio pure Instagram perché lì sono un po' più attiva. Mi hanno dato questi glitter, quindi celesti e questi. No? Come ci staranno i celesti? Un po' troppo accesi. E quindi mettiamo sotto questa l'Eye Magic, perché lo sapete cos'è l'Eye Magic. No, oramai ve l'ho fatta vedere, vi lascio il video dell'Eye Magic qua. Cioè, l'avete presa in tantissime, di questo ne sono felice perché vuol dire, cioè, ma io sto. Io non ci posso ridere.
Cioè, io finora stavo parlando davanti allo specchio pensando che stavo parlando in camera. Ragazzi, io sono arrivata, ve lo giuro. Vi lascio qui il video della iMagic. Perché questo vuol dire che voi vi fidate di me e questo mi piace molto. Io sono allibita. Comunque, tipo, allora, di più chiaro, niente, dai, però non c'è niente. Quindi sai che famo? Mettiamo un po' di questo e un po' di questo e un po' di marrone più scuro, va. Avrei sbagliato pennello. Io c'avevo quello lì della Medusa, non mi ricordo, che puliva i pennelli benissimo così mentre le usavi, no? Purtroppo nella roba di casa di là, però è veramente molto comoda la situazione. Allora, dai, basta, perché se no... Però non so che cosa metterci. I glitter. Vabbè, dacci spiattelli glitter della nostra Glam Glade, anche questa 3 euro di palette. Non so se c'è il video anche di questa, se è, ve lo lascio, ma sono delle palette che a me mi hanno lasciato basita. Ok, mettiamo queste e guardate come le metto. Avete visto? Siamo a posto, non c'è bisogno di colla, non c'è bisogno di niente. Attaccano da sé in una maniera bestiale. Va bene. A posto, bimbe. Allora, sapete che faccio adesso? Finisco di farlo anche di là. Allora, adesso mi vorrei mettere però... Ciglia finte e vorrei fare pure la riga di eyeliner. So che non ci sta troppo. Ci volevo mettere questi, ma come fai? Le metterò. Allora, questo è sempre il pennino della Essence che io uso, che a me piace da morire. Che infatti l'altra mattina ho ricomprato. E ora mi metto le ciglia, quelle da 3. 3 euro di eBay, che sono, no, 3 euro, a 3 euro non ci arrivano, molto meno, che sono la fine del mondo, ve lo garantisco. Ok, va bene, finito qui, faccio l'altra e vi faccio vedere, ok? Ah, naturalmente qui sotto l'occhio un po' di nero ce lo dobbiamo mettere in fondo, qua per forza, che avevamo messo il marrone scuro. Ora vi faccio vedere almeno io come faccio, poi. Che capito? Vi allarga un po' lo sguardo leggermente di fuori, così, e poi magari lo muoviamo col pennello, con le dita, con quello che volete. Così. Va bene, dai, a frappè. Allora, finito. Naturalmente mi sono accorta che avevo fatto il cosino e non c'entrava niente perché non l'avevo usato come tale, quindi tanto vale, ho detto che mi sono fatta la chiazza nel mezzo, anche se non mi sta bene perché non c'ho il colore scuro, vedete, a metà che me lo dimezza, quindi questa parte qui ora sì. Naturalmente ho preso la palette della Beauty Glaze. Raga, queste palette sono panico paura, cioè, che blu di caffè. Allora, poi finirò di farvi vedere i prodotti così intanto faccio posare le ciglia. Allora, queste sono ciglia che ho preso da eBay, però di queste tanto ve le devo mettere nell'info box, cioè non vi devo fare il video a parte perché ora non vi metto nell'info box anche queste perché tanto poi me le dimentico. Allora, io ho quelle che sto utilizzando da qualche tempo, sono bellissime, mi piacciono tantissimo, non le ho pagate una miseria, le ho pagate. Quindi metto colla e torno. Dunque, abbiamo quasi finito. Allora, poi ho preso due lip, però oramai mi devo mettere queste sopracciglia prima di finire. Allora, mettere queste ciglia è stato un parto. Non mi sono arrabbiata, non mi voglio arrabbiare, forza dagli. Allora, vi faccio vedere di queste, sono sicura. Cioè, nel senso, se io mi do queste, sono palesemente sicura, no? Lo so il risultato. Quindi oggi vi vorrei far vedere queste io. E mi vorrei dare questa più chiara. Quindi prendo il mio pennello, che è una vita che ho, questo pennello lo adoro. Prendiamo un po' di rosa. Scusatemi, no, perché se ami l'illuminante non puoi non guardare, non rimanere scioccato.
hanno una scrivenza meravigliosa. In più, gli do De Biada con il mio pennello preferito per queste cose, con un bello scuro arancio, così. Come la vedete, bimbi? E un pochino, oramai, come non metterlo, di questo che c'ha un po' di viola e un po' di verde. Oh my god. Allora, ultima cosa che vi voglio far vedere del sito sono gli occhiali. Sì, cambi, ok, no, non sono gli occhiali. Sono i rossettini, naturalmente matte, naturalmente liquidi. Allora, ho preso due colori. Questo che è sempre della Kimuse, che dovrebbe essere la copia della Sleek. Io ce l'ho identico comunque della Sleek. Ed è il Matte Me numero 441, un mocaccino, mortaccino, come piace a me. Perché ultimamente amavo i mortaccini. Da un mese a questa parte adoro i colori, quelli, un viola scuro tinta rosa, come quello che presi da Sephora. Allora, questo è questo, un po' più chiaro, ma vorrei qualcosa. Sì, questo va bene, questo è fantastico. Allora, questo è il 13 Key Best. Non mi chiedete di chi è il fake, perché non lo so. Oh mio Dio, guardate cos'è questo colore. Mi fanno impazzire. Devo assolutamente prendere il verde di Kat Von D, oppure mi è cascata una pallina. Cioè, io mi svito. Il verde di Kat Von D, oppure quello della Kylie, di Kylie. Verde, allora mi sistemo questo e poi ve lascio, perché non se ne vuole più. 50 minuti di video. Allora, senza esitare, mettiamo questo. Mi trema il labbrino. Allora, ora ci diamo un'altra passata. Eccoci, finish. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ce l'abbiamo fatta. Spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Spero che i prodotti vi siano piaciuti. A me devo dire, mi sono piaciuti molto. Quindi, io vi lascio tutti i vari link, naturalmente, come sapete, nell'info box. Per qualsiasi cosa, se vi posso essere d'aiuto, non esitate a contattarmi, naturalmente, perché se vi posso aiutare a dirvi qualcosa, lo sapete, ben venga. Io vi mando un grande bacio. Fate brave, spippeggiate poco, siete il mio sostegno più immenso.